Francesco Azzarà è rientrato oggi in Italia. Liberato ieri sera da Khartoum, si è messo in contatto con il capo di Emergency, Gino Strada, al quale ha confermato di stare bene. Per la sua liberazione si era parlato di una richiesta di riscatto di $180.000, ma il ministro degli esteri ha detto di non esserne informato. Intanto la famiglia di Francesco è rientrata in Calabria. Tanta l'emozione per aver sentito dalla voce del figlio che sta bene. Il sindaco di Catanzaro, Michele Traversa, deputato del PDL, si è dimesso questa mattina. Traversa ha ufficializzato il suo ritiro dopo aver consegnato la lettera di dimissione all'ufficio segreteria del comune, incontrando i capigruppo e la giunta comunale. Alla base della scelta dell'ex primo cittadino, accelerata anche dall'incompatibilità tra la carica di sindaco, il cui iter recentemente ha subito un'accelerazione, e quella di parlamentare, la situazione di grave crisi finanziaria delle casse comunali. Un consiglio provinciale aperto si è tenuto ieri mattina allo scalo aeroportuale di Reggio Calabria con un unico punto all'ordine del giorno, aeroporto dello Stretto, liberi di volare. All'assise ha partecipato anche il governatore Scopelliti, che ha puntato il dito contro la Sogas. A livello di gestione è il peggiore della Calabria, ha detto, nonostante abbia tutte le potenzialità per diventare un'infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio. Gli italiani hanno sempre sostenuto disinteressatamente la ricerca e Telethon, tra loro anche tanti calabresi che già da ieri hanno affollato le filiali BNL cittadine e i centri di raccolta. Iniziative anche a Cosenza, la principale è stata organizzata in piazza Matteotti a Rende. Alle 18 di ieri erano 26.000 euro i fondi raccolti dalla filiale rendese per la 22esima edizione della campagna di donazione per le malattie genetiche e 56.350 euro quelli accumulati dalle filiali bancarie BNL sparse sul territorio provinciale.